Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship, primo episodio di Piante contro Zombie di Electronic Arts e PopCap Games. Allora ragazzi, questa è una serie che ho iniziato su richiesta di alcuni di voi. Anzi, a dir la verità, mi sono stati chiesti diversi giochi, quindi pian pianino adesso comincio a farveli vedere. Nuovo profilo, inserisci il tuo nome. Aspettate un attimo che finisco di scrivere. Perfetto. Allora, altre modalità e avventura. Quindi noi facciamo avventura e vediamo che cosa ci aspetta. Come vedete è un gioco dove le piante difendono un giardino dagli zombie. La casa di Green Vanship. Non ho capito, c'è un pezzetto d'erba e un tagliaerbe. Tocca un punto sul prato per piantare un seme. Ok. Puoi anche trascinare i sacchetti di semi. Tocca la sfera solare mentre scende per raccoglierla. Continua a raccoglierle, ti serviranno per far crescere altre piante. Va bene. Allora facciamo così. Non permettere agli zombie di raggiungere la tua casa. E allora fermiamo gli zombie. Non ho capito perché devono arrivare proprio in casa mia. Ah, ma le piante sparano addirittura. Pensavo se li mangiassero. Io sto continuando a raccogliere raggi solari e a piantare piante. Scusate il gioco di parole. Ah, è l'orda finale questa, cioè ce ne sono quanti? Due. Vediamo se riesco a far crescere un'altra pianta. E questo cos'è? Girasole dona una sfera solare addizionale. Ah, questa è una piantina utile. Ok, livello 2. Ce ne sono parecchi comunque, 10 per ogni modalità. Quindi ci sono 50-60 livelli almeno. Cavoli, questa volta sono decisamente di più. E ho anche più giardino. Ma perché, scusate, ma gli zombie vanno solo sull'erba dove c'è la terra, non ci vanno? Cerca di piantare almeno 3 girasoli. Va bene. Più girasoli hai, più rapidamente cresceranno le tue piante. Allora io i girasoli li terrei vicino alla casa, così davanti mettiamo le altre piante per difenderli. E naturalmente dove arrivano gli zombie? Dove non ho messo la pianta. Dove non ho messo la pianta che possa difendere il giardino. Aspettate che ne metto qui una. Eccola qua. Devo sbrigarmi. Eccola lì. Bene. Adesso tutti e tre i girasoli sono difesi. E a quanto pare gli zombie non amano andare a camminare sulla terra, preferiscono camminare sull'erba. Sono gli ultimi? No, non sono gli ultimi, deve arrivare l'ondata finale ancora. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie.
Ho fatto giusto in tempo a dirlo? Vediamo quanti sono. In teoria potrei anche riuscire a fare una terza fila di piante sparasemi. Sì, credo mi convenga. Perché se sono molti, altrimenti rischiamo di... Ah no, sono già finiti, rimangono solo questi due. Vediamo cosa abbiamo preso, cosa abbiamo sbloccato. Ciliegia esplosiva fa esplodere tutti gli zombie. Però, abbiamo l'artiglieria. E qui ci sono anche gli zombie con il cono stradale in testa. Perfetto. Ok, così abbiamo già tre girasoli. Adesso dobbiamo iniziare con... a costruire la linea di difesa. Aspettate un attimo, però, perché mi serve il sole, altrimenti non riesco. Io altri girasoli non ne creerei, perché alla fine con tre più i raggi del sole che arrivano dall'alto ce la facciamo. Mi concentrerei sulle piantine sparasemi. Perfetto, proprio quello che serviva. Ce la farà? Sì, ce la fa. Possiamo già iniziare con la seconda linea di difesa. Ok, allora un'altra piantina qui dove c'è lo zombie con il cono, perché penso che sia più resistente degli altri. Infatti, vedete, bisogna distruggergli prima il cono che ha in testa e poi, avevo immaginato correttamente. Comunque la seconda linea è fatta. Vediamo se riesco a creare la terza prima dell'ondata finale. In teoria sì. Riesco a fare tutto. Ho un vero e proprio esercito praticamente. Dai, mancano un paio di raggi solari, eccoli qua, e c'è già la terza linea completa. Sta arrivando una gigantesca orda di zombie. Orda finale. In teoria riusciamo senza problemi, con questa potenza di fuoco. Sì, ne è rimasto uno solo che praticamente è già KO, poveretto. E qui cosa abbiamo sbloccato? Fa vedere. Muro di noce blocca gli zombie e protegge le altre piante. Va benissimo. Comunque, ok così. Direi che ci fermiamo qui. Come primo video va più che bene. Vi ringrazio per avermi seguito. Iscrivetevi al canale, mettetemi un bel mi piace, commentate e condividete, andate a fare un giretto sui social, link in basso in descrizione. Per non perdervi nessuna novità, cliccate sulla campanellina degli avvisi. Ciao a tutti!